Salve gente, benvenuti in questo video e oggi parliamo, perché dopo ovviamente primo video con il nuovo rebranding, quindi non più tutto tech, facciamo un video tech. Ma non è proprio un video tech, è più la mia prima settimana con il mio fantasmagorico iPhone 14 Pro Max. Signori, tra l'altro questo è un video molto particolare perché è molto più parlato, molto più così easy, e pensavo questi video di trasformarli in una roba più podcast. Ci lavorerò in questo mese di febbraio, quindi oggi ve lo tenete così, ma questi contenuti arriveranno o su un canale a parte o comunque in una specie di episodio podcast che arriverà anche sulle piattaforme di streaming di podcast. E magari, beh, poi sul progetto podcast ve ne parlo in uno dei prossimi video che ho già in programma. E questo video è registrato proprio in 4K, 30 fps, in Cinematic Mode, no ProRes, da iPhone 14 Pro Max. Nella scatola abbiamo il cosino che ci sta sopra. Allora, tipo, per farvi capire lo spessore delle fotocamere di sto coso. Io uso lo sfondo, tra l'altro, di quello black. È il modello silver, perché a me piaceva silver. Anche nero non era male, infatti ero indecisissimo. Allora, 128 giga, che è un po' una cagata, però non avevo tanti soldi da spendere. Perché è un po' una cagata, perché non puoi registrare in ProRes in 4K, solo in 1080, ma il ProRes non ce lo registro comunque, quindi sti cazzi. Quindi prima settimana lo uso da oggi è venerdì, lo uso con la l'ho comprato mercoledì 18 sera, lo uso con la SIM da venerdì 20, quindi sì, una settimana precisa che non mi se... cioè mi sembra passata sinceramente molto velocemente. Allora, no, aspetta, ma sul computer c'avevo le impressioni, forse così è già meglio. Poi oh, ragazzi, senti, è tutta una prova per stare in Cinematic Mode. A me sinceramente fa anche un po' schifo, io venivo da un iPhone 13 che ho usato per mezzo mese prima di questo, quindi l'avevo già provata, ma neanche in 4K. Ma non penso la userò mai più, perché poi non posso usare la 0.5, e se volessi usare la Cinematic sarebbe più che altro per vloggare, e io vloggo in 0.5. Allora, partiamo dal design, molto bello, davvero molto bello, soprattutto senza cover. Io ci ho applicato una cover da 15 euro, presa così a caso, cioè trasparente, molto semplice, sarlo online, ma comunque proteggono sempre, hanno le loro, su me hanno sempre funzionato, quindi prima uso questa, poi se vado in Apple Store, ecco, per le cover ci sono più, i colori stanno la maggior parte meglio con quello nero, ma amen, sinceramente. Allora, partiamo proprio dal design in vero e proprio dello schermo, perché quello che è cambiato, perché se vi parlo proprio delle cose nuove di questo nuovo iPhone, quindi non vi parlo del design che c'è dal 12, no? Dynamic Island, bella, ma inutile. E voi direte, come inutile, l'hanno osannata tutti. Sì, perché è geniale, attenzione, non sto contestando il fatto che non sia geniale, ma non la uso, perché è poco implementata, se non nelle mappe e nella musica. Ma per mandare avanti la musica sarà anche forse io che sono abituato da anni così, che tiro giù il centro di controllo o la schermata delle notifiche e lo tiro giù, oppure vado direttamente su Spotify. Ma non è che cioè non mi viene automatico farlo alla Dynamic Island, e non lo trovo più comodo, semplicemente non lo trovo più smart. Per altre cose nella quale la uso, mappe, ma non ho usato una volta le mappe, anche lì sì, ma non è proprio top. Cioè l'ho usato le mappe per vedere come andavano sulla Dynamic Island, e sinceramente non mi ha stupito, perché poi altre funzioni sulla Dynamic Island non le ho viste. Sì, vedi quando va in carica, sì, sono delle animazioni molto belle, regolazione del volume della suoneria lì è carino, ma anche il... non ci ho fatto così tanto caso come ci volevo fare caso, forse perché anche le aspettative di come ne parlano tutti sono tanta roba, però forse mi aspettavo anche qualcosa di più. Vorrei fare un video anche fra un mese, tipo un mese con iPhone 14 Pro Max, perché io ora farò anche due viaggi a febbraio, quindi vi saprò un attimo dare una meglio, proprio in giorni full immersion, in cui non sarò sempre lì col MacBook che userò ancora di più la batteria, quindi ci saranno un po' di cose da dirsi, però per questa settimana sono proprio le mie primissime impressioni. Fotocamere poderose, molto molto poderose, ma io vi dirò una cosa molto da... sei maniaco? Sì, assolutamente. Io dall'hype che tutti dicevano queste fotocamere sono poderosissime, io mi aspettavo ancora di più. E non sto dicendo che facciano schifo, anzi sono fantastiche. E ok, ora che ci ho fatto abitudine dico, ok, fanno comunque un lavoro eccezionale. Ma io tipo quando ci sei fanno, è comunque più simile al mio di quanto mi aspettassi.
Però soprattutto per i video davvero tanta roba. Ho fatto qualche bello scatto in RAW e ora magari ve li pubblicherò su Instagram prima o poi. Oggi dovrei, perché questo video lo sto facendo del tutto al volo perché doveva uscire un altro vlog che ho registrato a Nizza con iPhone 13. Però non sono riuscito a finire di montarlo e quindi ho detto ok, quello lo finisco a modo, mi metto questo che è un attimo più facile da fare in un'oretta, ve lo finisco. Il comparto fotocamere è gigantesco. Infatti non ho preso il 14 Pro, oltre per l'abitudine e per la batteria, che io sono un maniaco della batteria e della grandezza, io ho l'11 Pro, cioè avevo l'11 Pro Max, sempre silver, ve lo faccio vedere. L'avevo preso ricondizionato da Trend Device, ma per la mia mania del collezionismo, perché sono un po' un maniaco, mi hanno fatto mandare una scatola uguale. Che tra l'altro, scusa Apple, capisco le cose per il clima, ma poi mette, oltre che hanno ricominciato a fare le scatole dei Pro bianche, che le trovo molto più brutte, nera sembra molto più Pro, ma poi vuoi mettere l'esperienza dell'unboxing dello scatolone, poi qui trovi, oh, guarda bello, che da quest'estate ho uno schermo un po' bello distruttino, ora che ho anche la luce puntata sopra si vede anche meglio. E poi c'ha la cosa che più mi ha dato noia per vloggare, perché cioè nel mio schermo io ci potevo andare avanti anche 20 anni, ma la fotocamera rotta che non so se si vede, la sto mettendo qua davanti, ma spero, ok, ora si dovrebbe vedere con la messa a fuoco. Di questo iPhone subito mi aveva colpito l'altezza delle fotocamere e la grandezza del coso delle fotocamere. Ora che lo paragono al mio carissimo nuovo 14 Pro Max mi sembra molto molto piccolo, cioè questo è davvero poco. Un mio dito qua, sta qua sopra, come un mio dito sta su un'intera fotocamera, cioè su una sola fotocamera di quelle. Tra l'altro il colore dell'11 Pro Max da quest'anno, del silver proprio da quest'anno, è molto più chiaro e molto più bianco, qui era un po' più panna e preferisco dire lunga così. Abbiamo anche lo schermo, che è una cosa che c'è dal 13 Pro, ma io ci tenevo tantissimo a dirla. Oltre a una luminosità assurda, davvero arriva fino a 2000 nit sotto il sole, davvero davvero pazzesco. Ok, mi volevo complimentare soprattutto per una roba che tipo mi ha mandato in tilt il cervello, i 120 Hz. Fantastici davvero. Cioè ci sono già dall'anno scorso come ho già detto, ma per me sono la vita, davvero. Cioè, e non ci fai caso sinceramente quando cominci a usarli. Ci fai caso quando non li usi più, quindi quando sei in modalità risparmio energetico, quando uso l'iPhone di mia mamma per farle vedere una roba, lì ci faccio più caso rispetto a quando li uso effettivamente. La batteria è davvero una roba fantastica, soprattutto con iOS 16.3 che l'ha addirittura migliorata, se è possibile, e è vero, io ieri ho usato 5 ore e sono arrivato a sera con il 25%. Senza caricarlo, ho fatto tipo un'ora di video per delle robe varie, due vlog, cioè bello stress e ci arriva tranquillamente. Lì per lì ho anche pensato, mamma mia, pensavo durasse di più. Poi in effetti ho riguardato quanto avevo usato durante la giornata, ho detto wow, quanto è durato. Quindi anche per quello davvero, davvero, davvero bello. Bravo, bravi, bravi, bravi anche per questa batteria fantastica. Ingombrante, non è ingombrante, non è pesante, me l'aspettavo forse perché vengo comunque da un Pro Max. Sì, è un po' più grosso, un po' più pesante, ma non ci ho fatto così tanto caso. C'è un bel flash, una bella torcia, fa comodo, è davvero tanto, tanto, tanto luminoso. Ah, comunque se sentite rumori strani in sottofondo, sono i muratori. E non c'è alcuna parte della casa in cui non si sentano. Il LiDAR, cioè, l'ho provato con un'app così a caso, sì, ma boh, non è che mi cambi poi tanto, il LiDAR è come se non ci fosse. E ultima roba che davvero mi ha svoltato, secondo me è la roba che più mi ha svoltato, inaspettatamente, sai qual è? È l'Always On. Cioè, oltre che lo trovo davvero figo a livello estetico, lo uso a volte sì, a volte no, a volte con lo sfondo, a volte senza, però è proprio, oltre alla bellezza, è effettivamente comodo quanto non me lo aspettassi, anche quando sono sulla scrivania e guardo le cose e guardo l'ora, è molto più comodo andare lì a cercarlo nel MacBook o cercare il telefono e accenderlo. C'ho il telefono sulla scrivania, vedo l'Always On. Poi comunque si attiva, tipo se vai in modalità sonno ovviamente non si attiva, se è collegato a CarPlay non si attiva. Invece molte volte quando ce l'hai lì è inaspettatamente comodo. E basta? Sai che basta? Mi sa proprio che basta. Quindi signori,
Questo iPhone mi sta stupendo davvero positivamente, in tutti i sensi, sono davvero contento. Se mi sono dimenticato qualcosa, segnalatemelo, magari ve lo dico boh, su Insta da qualche parte. E basta, ci si vede nel prossimo video. Penso proprio che sarà il mio caro. No. Il mio caro vlog di Nizza. Non vi faccio altri spoiler, ma guarda, cioè, la possenza.